sicuramente a livello di grandi tornei quello che ha giocato meglio è stato proprio Redon, perché si è qualificato e poi ha battuto comunque Damir Zumur e soprattutto Sasha Zverev, ve lo dicevamo prima. Il bello è che le tre partite di tabellone principale che ha vinto Wimbledon le ha vinte tutte al quinto. Pazienza Gulbis che non vuole più scambiare, si tira sul dritto per cercare il vincente, non lo trova, trova solo il corridoio. 15-30. Adesso improvvisamente si fa delicato per il lettone. Passata. Da parte di Gulbis col dritto, molto intelligente la risposta giocata da Tsitsipas, però la rivediamo, palla molto tesa, molto lenta, quindi la deve lavorare Gulbis, non è facile da lì. Questo significa che le prime palle break per Tsitsipas sono due set point. E seconda, non se ne spara una seconda a 200 all'ora Gulbis. Alla prima palla break non solo starà per il servizio Ernest Gulbis, ma gli porta via anche il primo set, 6-4. Cinzia, Pietro, Simona, Laura sono genitori raggiosi. Ogni giorno assistono i loro figli nati con malattie gravissime e molto rare. Lottano senza lasciarsi andare alla disperazione. Ecco, una madre non può sopportare l'idea che il proprio figlio, a cui dovrebbe insegnare solo a sognare, dovrebbe invece sperare di sopravvivere, di crescere e di non stare troppo male. Causa di queste malattie, i loro bambini non camminano, non giocano e non crescono con gli altri. Il loro presente è difficile, il loro futuro incerto. Chiama all'891-6190 e con 10 euro al mese sostieni la Fondazione Telethon, che esiste per loro e che finanzia ricerca su queste malattie terribili, rare e dimenticate. Tu puoi
puoi fare qualcosa di loro. Adesso. Chiama all'891-6190 e con 10 euro al mese sostieni la ricerca che ha già salvato la vita a molti bambini. È bello vedere il sorridere. Io non lo voglio perdere. Fai nascere la speranza. Adotta il futuro. Chiama all'891-6090. Dona ora. Grazie. Ha sfruttato la chance. Stefanos Tsitsipas e si è portato a casa il primo set di questa finale del torneo di Stoccolma. Alla chance utile in un game in cui Gulbis al servizio è stato costretto a scambiare voto, quindi la bravura di Tsitsipas è stata quella di disinnescare il servizio del suo avversario. Abbiamo visto un paio di sbavature da parte di Gulbis che non c'erano state in precedenza. Adesso secondo set, greco al servizio. La reazione di Gulbis, non è che abbia giù male fin qui, tutt'altro, c'è stato equilibrio, l'abbiamo detto. Del torneo. Servizio.
attenzione, 0-15. Adesso Gurbis non deve perdere completamente la concentrazione. È vero che è sotto di un set, però sa come si fa a recuperare. Ed è accaduto negli ultimi due turni del torneo contro avversari di livello come Sock e Isner. Ottima risposta. Tiro di rischio Raisi. Prima la palla corta e poi un passante in controbalzo che praticamente prende la riga. Così, sì. Questo è quello che diciamo a proposito di Gurbis, anche se pronto un avversario più giovane, più fresco, con un ranking migliore, quindi più forte in questo momento. Però a livello di soluzioni, secondo me Gurbis ne ha di più, paradossalmente, rispetto a Tsitsipas. Come tutti i giocatori particolarmente estrosi, è in grado comunque di trovarti sempre o quasi quella soluzione che non ti aspetti. Service. Cambiando lato Tsitsipas, convinto che dopo il nastro ci fosse l'auto, invece no. Ecco, adesso può farlo con tutta tranquillità perché lo cercava evidentemente questo doppio fallo. Questo palo serve bene Gurbis, uno pari, era fondamentale per lui non perdere contatto da Tsitsipas, dal match più generale. Fortunato Gurbis, perché quel nastro ha accomodato la palla a Tsitsipas. Vediamo un po' se si salva in calcio d'angolo con Okai. Si salva in calcio d'angolo con Okai. La palla è finita larga in effetti. Secondo che indifila al servizio qui ci si fa spendere più. Thank you.
Che profondità che la Tsitsipas. Esterno, risposta larga di poco da parte di questi. Allora, come nel primo game, anche nel terzo, da 0-15, 4 punti di fila. Si passa. L'Antartico, meraviglioso, pieno di vita, rischia di essere danneggiato per sempre. L'occhio industriale sta sottraendo il cibo ai pinguini e alle altre specie in pericolo, che per questo rischiano l'estinzione. Invia Pinguino 10 al 331-1234-331 per creare nell'Oceano Antartico la più grande area marina protetta della Terra. Solo così potremo fermare la pesca indiscriminata e salvare la vita dei pinguini e delle creature indifese che popolano quest'area incontaminata. Invia Pinguino 10 al 331-1234-331 per ricevere loro informazioni e unirti a Greenpeace. Fallo adesso, prima che sia tardi. Tutto a favore di Stefano Tsitsipas, il ventenne greco che è alla sua terza finale stagionale e alla terza finale della carriera. Ha perso a Barcellona e in Canada da Nadal. La buona notizia per lui è che non c'è Nadal dall'altra parte della rete. Guai a sottovalutare Ernest Gulbis, però certamente un'altra cosa. Questa è lunga. O no? Sei corretto, Giudice? Forti là. No, ma chissà. Laiani a Tsitsipas, se volesse chiamare Okai, c'è stata anche stupidamente un'autocorrezione del giudice di linea. Poteva passare, ma non colpisce benissimo Tsitsipas.
Due pari, nessun rischio per Gurbis nel quarto game. Più game sono. Palla al lettone, 30-0. Gurbis che finora comunque ha avuto anche il giornamento piuttosto tranquillo, ecco, non ha avuto reazioni particolari, a parte quando ha applaudito ironicamente, non so all'indirizzo di chi, nel momento in cui ha rotto le corde della sua racchetta. Robetta. Letterale del termine, la risposta di Tsitsipas.
30 a 0. Sosa non ci crede. Ma è lunga. È col stand. Perentorio, la Iani subito chiama Gurbis nonostante la chiamata. Tre pari, e allora adesso con palle nuove va a servire Tsitsipas, che negli ultimi game di risposta ha risolto. Adesso si sta alzando veramente molto poco, l'intensità un po' calata rispetto al primo step. Sollievo a lungo.
4-3 a Stoccolma. Insomma, l'unica svolta, ma in tante, di questo match è stato il break arrivato a fine primo set, che ha consentito intanto al giocatore ateniese di prendersi un importante vantaggio. Precedente con l'Ace Gulbis. Per chi? 30-15. Poteva entrare nello scambio con buone possibilità di prendersi il punto. Questa non passa, 40-30, per una volta il servizio dunque a dare una mano a Gulbis. Per il lettone che deve allungare il game. Thank you.
chiude da par suo e che con uno splendido rovescio ancora stavolta in linea. 4 pari. Questo è stato il primo gioco di vera difficoltà per Gulbis nel secondo set, quel doppio fallo sul 40-30 che poteva veramente complicargli la vita. Di poco lunga la risposta. Si è fermato Gulbis, che ha fatto bene, perché sembrava molto profonda questa palla di servizio di Tsitsipas. Eh sì, è lunga. Tettino. Quindi doppio fallo. Si lamenta Gulbis con l'arbitro più vicino di linea per la mancata chiamata. La Iani prova a dire se era molto vicina, in realtà non così vicina. Molto buona questa seconda. Dietro il greco ottiene lo stesso il punto perché indovina un gran contropiede, se la ride la va a posto rossi. 40-15. Rimane avanti nel set, arriva l'ace 5-4. Quando ami quello che fai, vinci sempre. Winner Italia, merchandising e promotion. Care Caleb dà luce al tennis ed è fornitore Cialefit perché con soluzioni luce studiate proprio per il tennis. Realizza impianti a minimi consumi garantendo i lux e i requisiti richiesti dalla FIT. Care Caleb, la luce del tennis. Il massaggio cervicale nasce da un'infiammazione che provoca dolore dalle spalle fino alla testa. E cadre a lungo. Puoi provare Momendol. Riduce il dolore fino a 12 ore mentre combatte l'infiammazione. Momendol, anche in capsule molli con tecnologia liquida a rapido rilascio. Sollievo rapido, sollievo a lungo. Nel primo set il decimo gioco era stato determinante per consegnare il parziale a Stefanos Tsitsipas. Ci risiamo e Gulbis serve per rimanere in questo caso però nel match. Starà dicendo adesso Gulbis, posso immaginarlo.
caso in un punto in cui ha dovuto giocare la seconda. Spesso gli è capitato oggi di sparare via il rovescio. Uno scambio un po' più intenso. Attenzione, ne sbaglia un altro di rovescio. 0-30, ma ancora una volta con la seconda. Continua ad essere piuttosto infastidito Gulbis. Tempo, la stop volley sul nastro e stavolta neanche la free servizio ha aiutato Gulbis, e questo significa il championship point uno dopo l'altro per Stefanos Tsitsipas. Questo decimo game che sembra essere una maledizione per Gulbis. Sembrava larga. Strano, perché Laiane dice foot, la palla è larga, però lo chiamare Tsitsipas il ok. Fino oggi che avrebbe dovuto chiamarlo Gulbis, comunque è larga. E sbaglia Ernest Gulbis. Stefano Tsitsipas al suo tentativo, ce la fa, vince il suo primo titolo in carriera, 6-4-4 ad Ernest Gulbis, all'età di 20 anni, quindi si porta a casa il suo primo ATP 250. Il tennista greco è il nuovo campione del torneo di Stoccolma, cede nell'albo d'oro al suo idolo Juan Martín del Potro. L'incredulità di Stefanos Tsitsipas, che devo dire se ne è meritato questo torneo, ha sfiorato titoli ancora più importanti a Barcellona e in Canada, ma lì c'era stato un fenomeno a bloccarlo, Rafa Nadal. Ernest Gulbis ha le potenzialità del fenomeno, ma fenomeno vero e proprio non lo è mai stato, e anche questa finale lo dimostra, perché in entrambi i set giocati, quando ha servito per rimanere nel set o nel match, si è fatto breccare. Alla fine ha coronato la sua settimana da sogno Tsitsipas, settimana durante la quale ha avuto giocatori di grande esperienza come Fognini, come Cole Schreiber, come appunto Gulbis, l'abbraccio con la famiglia, meritatissimo per questo ragazzo che vedremo fra pochi giorni a Milano e per la prima volta alle Next Gen ATP Finals. Le potenzialità sono enormi per un giocatore che è già stato 15 al mondo, che ha già avuto modo di disputare una finale 1000 in un 500. Lì non è andata bene nel 256, come dicevamo, succede nell'albo d'oro al suo idolo di sempre, ovvero a Juan Martín del Potro, che aveva abbracciato a Roma dopo averci perso su Pietrangeli, e adesso idealmente gli succede in un albo d'oro che è molto importante, perché ha visto negli ultimi anni imporsi giocatori di certo livello tra del Potro, ricordiamo in tempi recenti tennisti come Thomas Berdych o Grigor Dimitrov, e poi anche un certo Roger Federer, che questo torneo lo ha vinto 8 anni fa. Ma quel che più conta è che Stefanos Tsitsipas si sia sbloccato nella stessa giornata in cui a Mosca ha vinto un ragazzo di 22 anni che non è più un next gen, ma che è giovanissimo, ovvero Garen Khachanov. Quindi due vittorie del circuito ATP di un 22enne e di un tenne, tenerissima questa immagine del bacio in testa della mamma. Bandiere greche che disegnate.
Gulbis ha provato e in realtà è rimasto in scia Tsitsipas per tutta la partita, però paga quei pochi ma decisivi momenti di scarsa lucidità. Stavolta la rimonta non è riuscita, era riuscita contro Isner e Sock. Difficile invece contro un giocatore come Tsitsipas, che è un giocatore molto più, da questo punto di vista, molto più lucido e sicuramente in condizione migliore rispetto ai due americani. Questo è intanto il trofeo. Molto particolare e anche molto grande, immagino, guardandolo ho questa impressione. Insomma, Tsitsipas chiude nel modo migliore, anche se poi in realtà la sua stagione non è finita, però corona di fatto, chiude un cerchio che aspettava soltanto il primo titolo, questo 2018 che lo ha fatto vedere per la prima volta su grandissimi livelli. L'anno scorso, lo ricorderete, lui già aveva dato segnali importanti, però non a questi livelli. Non si era qualificato per un soffio per le Next Gen ATP Finals, a distanza di un anno si qualifica per secondi. Qualcosa è cambiato evidentemente. Adesso per lui probabilmente è arrivato il momento di fare ancora meglio negli slam. È quelli che deve fare quel salto di qualità che per esempio un altro Next Gen come Sasha Zverev ancora non ha fatto. Si passa un anno in meno, ma anche lui tanto tennis ancora davanti, può provare, non dico a superarlo, però certamente se parliamo solo di slam non è affatto tutto che Tsitsipas arrivi dopo Zverev. Fra poco partirà la cerimonia di premiazione, mentre invece questa finale di fatto diventa unica per quel che riguarda Gulbis, perché lo dicevamo in apertura di collegamento, questa è la prima finale che Gulbis perde. Ne avesse vinte due sarebbe un conto, ma il dato statistico rilevante sta nel fatto che lui ne ha giocate 6 e le ha tutte vinte. Allora, in attesa della premiazione facciamo una cavatina in studio. Il giovane greco Stefanos Tsitsipas è il nuovo record Colma, con il volto nell'asciugamano, felicissimo per aver conquistato il primo titolo in carriera, un titolo tanto cercato, soprattutto quest'anno aveva avuto sempre davanti Rafa Nadal, questa volta aveva un Edo Gulbis che comunque ha giocato molto bene, ma lui ha giocato ancora meglio ed è così riuscito a conquistare il primo titolo in carriera, tutta l'emozione del giovane greco. Penso che non ci sia nulla di più meritato, veramente questo ragazzo ha inseguito questo primo titolo ATP, lo ha sfiorato in due occasioni quest'anno e è arrivato. Quello che sarà il primo, a mio avviso, di tanti, tanti successi, perché è davvero un piacere agli occhi vedere giocare Stefano Tsitsipas, una crescita esponenziale, è davvero incredibile per il greco, anche oggi molto concentrato, molto solido anche nei momenti decisivi, ha piazzato la zampata quando era il momento di farlo, prendersi il break, quel break nella prima set che ha permesso poi al greco di ipotecare un primo set che gli ha dato fiducia e magari spazzato via anche quella che poteva essere un pochino la pressione, ma... del mondo, davvero i numeri fanno altro che certificare quello che vediamo in campo.
Eh sì, era nell'aria, Alessandro, in qualche modo, che insomma ha fatto una grandissima crescita quest'anno Stefanos Tsitsipas, insomma è anche logico che sia così anche per l'età, ma la bravura che ha messo in campo veramente lo porterà probabilmente ai vertici di questo sport, ci si avvicina in maniera importante e soprattutto insomma ha anche ottenuto, è stato candidato come Most Improved Player of the Year con anche, lo voglio ricordare, Marco Cecchinato, vedremo poi chi lo vincerà questo premio, intanto un premio che di conseguenza non è perché è comunque una bella cifra per Ernest Kulbis. A questo punto io vorrei però sentire anche le impressioni di Lorenzo Fares che insomma ha commentato quella che sarà una data storica, almeno in casa Tsitsipas, Lorenzo, perché questo insomma è il primo, io mi sono sbilanciato ma non è che ho fatto chissà quale scommessa, è il primo di tanti titoli insomma. Hai fatto bene a spiegarti perché effettivamente non sarà certo l'ultimo, non glielo auguro quantomeno, un ragazzo, adesso lo vediamo, raggiante e ha buoni motivi per esserlo, perché comunque questa vittoria non è casuale, lo dicevamo, comunque aveva già giocato due finali importanti, aveva perso contro un fenomeno come Nadal, ma complessivamente ricordiamoci che lui è stato uno dei pochi che potrà dire, anzi forse l'unico possiamo dire che potrà dire di aver battuto il miglior Djokovic quest'estate, perché ha vinto contro Djokovic Canada e da allora Djokovic non ha più perso. Quindi se c'è riuscito Tsitsipas significa che questo ragazzo ha talento, che è forte. Intanto stiamo vedendo la premiazione, una premiazione in cui, della quale fa parte anche Daniel Bestling, che è il consorte della principe ereditaria vittoria di Svezia. Quindi comunque c'è anche un parterre importante a presenziare a questa premiazione. E poi c'è da dire che stiamo parlando comunque di un giocatore che è molto ambizioso. Molto presto secondo me vincerà un grande torneo. Eccolo qui, proprio il duca di Bastre Gotland che lo va a premiare, molto pesante, immaginavo fosse pesante questa coppa. Si vedeva già, sì, dall'aspetto. Esatto. Ed eccolo qui, Stefano Tsitsipas che alza al cielo il primo trofeo, secondo me, di una serie non so quanto lunga, ma certamente non particolarmente corta. Non riesce ad alzarlo, Lorenzo. Non ce la fa, anche perché poi comunque è anche abbastanza affaticato, non è stata una finale facilissima per lui. Il papà Apostolos anche un po' emozionato, possiamo capire, c'è un rapporto tra padre e figlio veramente clamoroso. Poi, ripeto, invito i tifosi italiani a venire a Milano a vedere il Next Gen perché lui sarà tra i protagonisti. Siamo molto contenti comunque di averti qui, Ernest, complimenti lo stesso. Per prima cosa non posso che congratularmi col mio avversario. Grande match, grande settimana, è il tuo primo titolo, quindi complimenti ancora di più. So che per te è particolare riuscire a vincere il primo titolo, quindi goditelo questo momento. Veramente mi congratulo anche col tuo team, spero per te, diceva prima con questo, non sia l'ultimo ovviamente. E soprattutto complimenti a tuo papà. Vorrei ringraziare il pubblico che mi ha dato fiducia nel corso dell'intera settimana, è stata una settimana lunga, considerate.